Lo sviluppo dell'infrastruttura per la realizzazione della banda ultra larga in Italia è a buon punto. Open Fiber ha dato un contributo molto significativo negli anni a questo sviluppo, sia con lo sviluppo dell'infrastruttura nelle cosiddette aree nere. In 230 città noi abbiamo realizzato l'infrastruttura con un nostro investimento diretto, sia nelle cosiddette aree bianche con il progetto Bull, in cui noi attualmente siamo a circa l'80% di realizzazione del progetto. In tutta Italia, nelle aree a fallimento di mercato, stiamo realizzando un'infrastruttura che permetterà, diciamo, con fondi pubblici di dotare tutte queste aree di collegamenti in fibra ottica, e siamo partiti con il progetto Italia 1 Giga nelle aree grigie in alcune delle regioni con lo sviluppo della nuova infrastruttura. A questo punto diciamo che però la dotazione di infrastruttura non è sufficiente, perché è necessario che ci sia un'accelerazione nel take up dei clienti. Quindi al momento in Italia la dotazione di collegamenti in fibra ottica FTTH è al 20% delle linee fisse disponibili. Consideriamo che in altri paesi, tipo la Francia, è al 66% e la Spagna è all'84%, quindi siamo molto indietro. Per sostenere questo processo di take up ci vorranno anche delle misure governative. Ben vengano i voucher su cui il governo sta lavorando, ma dobbiamo iniziare a lavorare anche su un ampio progetto di switch off della rete in rame che porti in un tempo adeguato alla totale sostituzione. La realizzazione delle infrastrutture passa attraverso l'ottenimento di permessi. Il governo ha dato una mano importante in questo con il provvedimento sulle semplificazioni. Il sottosegretario Butti ha emanato una direttiva che facilita le cose. Poi che oggi tutte le amministrazioni locali abbiano preso e applicato in maniera puntuale queste direttive, purtroppo ancora non è così, e stiamo lavorando. Però diciamo, notiamo un'accelerazione, ma è un tema ancora in fase di soluzione. Il PNRR ha stanziato circa 40 miliardi per la trasformazione digitale, di cui circa 6-7 miliardi per la dotazione di infrastrutture. In particolare Open Fiber sta utilizzando il PNRR nel progetto Aree Grigie per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra nelle aree a parziale fallimento di mercato. Quindi diciamo che siamo un attore fondamentale nell'utilizzo del PNRR e nel processo di digitalizzazione. È chiaro che la dotazione di collegamenti FTTH in fibra ottica sono un prerequisito per tutte le attività di digitalizzazione.